saluto cordialissimo e un abbraccio caloroso. Seconda settimana di Pasqua, venerdì. Il Vangelo è quello di Giovanni, capitolo 6, versetti 1-15. In quel tempo Gesù, passato all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini». Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazia, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Cominciamo proprio dagli ultimi versetti. Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. La gente, estasiata dai segni compiuti dal Signore sugli infermi, lo segue. Ma che cosa dobbiamo comprendere? Che la vera ricchezza non dipende dal fatto che io possa diventare re, possa diventare ministro, deputato, senatore, grande artista, eccetera, eccetera. Sì, lì per lì galvanizzano, siamo contenti, però poi, alla fine, non riceviamo ciò che la natura, ciò che noi cerchiamo: la realizzazione, la gioia dell'anima, la pace dell'anima, che vengono solo dall'alto. La gente vuole bene a Gesù dopo tanti segni, e allora pensa: ora facciamo a Gesù qualcosa di gradito, di gradevole, qualcosa che lo ripaghi di tutto quello che fa. Gli daremo un compito, un ruolo potente, lo faremo diventare re, imperatore, eccetera, eccetera. E Gesù si ritira, forse un po' sconsolato, da solo a pregare, e avrà detto: ma costoro non hanno capito che la vera ricchezza dell'uomo è la relazione con Dio, e a dire sentirsi sicuri e appartenenti. Il dramma dell'uomo è che non si sente sicuro, che la sua tranquillità da un momento all'altro può
venire spezzata, perché se noi ci fidiamo delle ricchezze degli altri, le ricchezze possono cessare, gli altri possono non amarci più. Ed allora, qual è il vero bene dell'uomo? Fidarci di Dio che mai ci tradirà. Dio è l'alleato e mai spezza la sua alleanza, è sempre pronto a riannodarla. È questa la vera ricchezza dell'uomo. Cinque pesci e due pani. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che se noi abbiamo un cuore buono, quel poco di amore che noi abbiamo, grazie all'intervento di Gesù, ma ottengono meraviglie. Ho sbagliato. 5 pani d'orzo e 2 pesci. 5 pani d'orzo e 2 pesci. Nulla. Però quello che conta è fidarci di Dio che grazie a questa piccola percentuale d'amore compie l'inverosimile. Quando noi partecipiamo all'Eucaristia domenicale, che cosa riceviamo? Apparentemente nulla di concreto. Le nostre borse non sono piene di vivere, di viveri o di altre cose, ma riusciamo veramente ricchi di che cosa? Della carità del Signore, dell'amore del Signore, della tenerezza, della fedeltà al Signore. E tutte queste cose ci riempiono, ci fanno star bene, ci fanno star bene. E io spesso dico, quando parlo con le persone, ma se tu non partecipi alla messa, non prendi il regalo che il Signore ti porta e dirà: Francesca, ti ho portato un regalo, ma dove sei? E il Signore si accorge che Francesca non c'è e quindi non prende ciò di cui ha assolutamente bisogno. Assolutamente bisogno. Perché senza l'amore di Dio noi non possiamo amare nessuno, e se noi non siamo capaci di amare, le nostre relazioni sono relazioni disturbate, sono relazioni che non giovano, ma solo l'amore di Dio rende le relazioni calorose, rende le relazioni piene di amore. Fidiamoci del Signore. In fondo non costa granché avere un po' di fede, ma io non ce l'ho, tu ce l'hai. E no, caro, Signore non è ingiusto, dona a chi chiede, dona a chi si fida di Lui. Per cui anche se tu in questo momento non credi e dici: Signore, vieni in mio aiuto, donami la fede, io voglio stare con te, perché tanti amici mi hanno detto che con te si sta veramente bene, che con te la vita ha un senso, che sono gioiosi. E allora il Signore si mette all'opera alacremente. Arrivederci.